Ho capito, signora, io Basta, non se capisco. ne può più! Non se ne Capisco può più! il Ci vostro hanno stato ammazzato d'animo. 7 figli nel modo precoce! Lo Ne so. non hanno fatto il giorno di Sì, volerlo! ma. E con gli italiani, come la Sì, mettiamo ma. con gli Se italiani? lei è venuta qui per No, gridarmi no! addosso, Come la guardi. mettiamo con gli italiani allora? Che anche loro dopo 2 anni sono usciti! Gli italiani hanno eseguito una parte di pena Hanno comunque. eseguito niente! Sono stati messi Subito in in un posto dove facevano quello che volevano. E questi qua che escono vanno solo a dormire e beh, quando uno dorme non sa dov'è. Questi giorno lavorano, sono dei delinquenti, Sì, va bene. degli assassini e non meritavano nemmeno di lavorare ancora per la Thyssen. Ho capito, comunque alla fine di tutto questo sfogo, signora, resta il fatto che la situazione è questa e che le leggi anche in Italia che hanno regolato la detenzione degli italiani che sono stati condannati è quella che si applica per tutti i cittadini italiani. Dopo 2 terzi, come diceva prima, loro sono usciti non subito dopo. Dopo 20 giorni erano comunque al polo universitario, Laura, ci siamo informati. Dopodiché, meno di 2 anni e mezzo, giusto? Dopo un anno sono usciti dalla galera. Ieri il Signora, ministro Bonafede mi ha le ho detto. spiegato che essendo stato riconosciuto un reato colposo, la situazione è cambiata radicalmente.